Prima di iniziare, consentitemi un ringraziamento a tutti gli operatori dell'informazione che hanno così gentilmente accettato il nostro invito e sono presenti a questo incontro. Grazie a voi. Il movimento che andiamo a presentare oggi, come qualcuno avrà già avuto modo di seguire attraverso i social network, è un movimento che nasce ormai circa un anno fa dall'intuizione di un sostenitore, di un nostro sostenitore, ed in particolare da una semplicissima considerazione, nata nel corso di un'uscita a passeggio per la strada del paese con la propria bimba appena nata, e che Melito non è più una città che pensa ai propri figli, è una città che non pensa ai bambini, è una città senza futuro, appunto è una città da cambiare. Questa considerazione, veicolata e messa in rete, è riuscita in pochissimo tempo a risvegliare l'interesse ed il senso civico di tantissime persone che a Melito, complice l'assenza di interlocuzione politico-istituzionale, sembrava ormai definitivamente sopito. Da lì abbiamo iniziato a incontrarci spontaneamente, analizzando i principali problemi che affliggono il nostro paese, ipotizzando le possibili soluzioni ed immaginando come realizzare queste soluzioni. Ciò che serve al Melito è un patto tra cittadini che si guardano negli occhi e, pensando alle future generazioni, si mettono insieme per lavorare serenamente e fare della loro città un posto da cui un giorno non fuggiranno senza voltarsi, ma un luogo dove sia bello vivere. I contraenti di questo patto saranno essenzialmente tutti i cittadini, alcuni amministratori, altri, la maggioranza, amministrati, ma dovranno vivere attivamente questo ruolo. Quando parlo di un patto tra cittadini e cittadini, intendo dire che si devono riuscire a ricucire i rapporti umani, il tessuto sociale e connettivo della comunità che è fortemente disgregata. Questa è una condizione necessaria ad ogni altro tipo di intervento. Un nuovo modo di sentirsi parte della città, di sentirsene coproprietario insieme a tutti gli altri residenti, di sentirsi anche corresponsabile della sua condizione e delle scelte che si andranno a compiere. Il patto tra cittadini e amministratori dovrà necessariamente stravolgere il modo di guardare alla politica e richiederà anche qui uno sforzo importante da parte dei contraenti. I cittadini non dovranno più firmare deleghe in bianco, a critiche e passive. Noi ci proponiamo per rappresentarli, rinnegando quegli atteggiamenti improntati all'autoreferenzialità ed al culto della personalità che abbiamo visto in questi anni. È importante ed urgente una politica umile dell'incontro e del dialogo. Servono figure votate alla prossimità e al confronto con la gente, in grado di interpretarne speranze e timori, e capaci di rispondere con competenza e tempestività. Al contempo, ogni cittadino non deve rinunciare al suo diritto di partecipazione attiva, di consultazione e soprattutto di essere informato. Un rapporto leale e trasparente rappresenta la chiave di lettura della moderna relazione tra utente, cittadino ed amministratore. Oggi, a distanza di tanti mesi, con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo, ci proponiamo di realizzare quelle idee e tante altre. Solo per dare un esempio, abbiamo provato a sintetizzarle in 10 macro aree di intervento che, in pillole, raccontano esattamente il nostro approccio. Perché si realizzi intanto una città libera, mettere al centro del proprio operare la legalità e la trasparenza, perché solo attraverso una siffatta azione amministrativa il cittadino potrà sentirsi tutelato nei propri diritti. Solo così le enormi potenzialità che la città ancora conserva potranno essere espresse al massimo. Una città che amministra nella trasparenza, meno palazzo e più casa comune. Un'amministrazione interattiva, trasparente ed in linea con i mezzi di comunicazione, in cui saranno favoriti tavoli di confronto e dialogo con i cittadini, veri protagonisti delle scelte fondamentali. Noi immaginiamo che i consigli comunali siano fruibili in diretta streaming. Noi proporremo l'adozione gratuita per i cittadini di applicazioni che consentano la comunicazione diretta tra amministrazione e cittadino, e poi, senza trascurare quella che deve essere la presenza, voglio dire, fisica degli amministratori nelle periferie in modo, diciamo, programmato. Dicevamo, una città solidale, che una città diviene comunità nel momento in cui si prende cura dei più deboli. La coesione sociale è un fondamentale prerequisito per il cambiamento. Ai servizi indispensabili che deve garantire il comune dovranno integrarsi la partecipazione dell'associazionismo, del volontariato e degli stessi cittadini. La rimozione degli ostacoli fisici, culturali e sociali
pari opportunità, servizi alla persona, salute pubblica, recupero del ruolo di capofila di distretto e progettazione europea saranno obiettivi e strumenti della nostra azione amministrativa. Ad esempio, la questione ospedale non può e non deve essere trascurata, anche perché nuove opportunità si sono aperte di recente. Dovremo sicuramente sollecitare chi di competenza per il riavvio delle procedure per la realizzazione dei lavori inerenti al programma di azione commissariale di messa in sicurezza delle strutture ospedaliere della Spina di Reggio Calabria, di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3635 del 2007, che per il solo ospedale di merito prevede un investimento di circa 10 milioni di euro. I finanziamenti dell'ordinanza sono transitati di competenza della Conferenza Stato-Regioni, il cui decreto dovrà essere firmato, speriamo a breve, dal nuovo commissario ad acta per il piano di rientro ingegnere Scuri. Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di merito Porto Salvo, è stata già realizzata ed approvata la progettazione preliminare che definisce la ridistribuzione dei reparti e servizi, i percorsi di collegamento interni, la realizzazione di impianti tecnologici, secondo quanto previsto dalla precedente rete ospedaliera e dalle linee guida per l'accreditamento, oltre alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato a ospitare uffici amministrativi, direzione sanitaria e attività specialistiche poliambulatoriali. Naturalmente, alla luce della nuova riorganizzazione della rete ospedaliera, che fortunatamente incrementa le attività sanitarie del presidio ospedaliero e l'assegnazione di nuovi posti letto, il progetto andrà rivisto, speriamo nel più breve tempo possibile. Una città di cultura, una cultura veramente democratica a portata di ogni cittadino. Fruibilità gratuita dei beni comuni per scopi collettivi, recupero dell'identità da incastonare in un mondo che cambia. Valorizzazione delle agenzie culturali, istituzionali e associative, da mettere in rete per la crescita della nostra città. Una città più equa. Sosteniamo che chi ha di più debba contribuire proporzionalmente ai servizi, consentendo l'applicazione di esenzioni e riduzioni per le classi meno agiate. Lotta all'evasione e all'elusione fiscale, al fine di poter garantire servizi di qualità per tutti. Immaginiamo anche ulteriori azioni come la defiscalizzazione dell'impresa e aliquote agevolate per determinati tipi di agricolture protette, come ad esempio quella del Bergamotto. Una città che facilita lo sviluppo, sostenere l'impresa, favorire l'accesso alle informazioni e creare occasione per aumentare l'occupabilità dei cittadini, semplificare le procedure e innovare i processi amministrativi per favorire gli investimenti. Una città da mare. Pensare a merito non più come una città sul mare, ma una città di mare. E non solo. La città turistica che ci piace pensare è quella che sarà in grado di attuare tutte le politiche per favorire lo sviluppo del settore e dei servizi ad esso collegati, destagionalizzare i flussi ed attrarre visitatori e vacanzieri anche negli altri mesi dell'anno, per una città turistica sempre. Migliorare la fruibilità del Borgo Antico di Bentilattio, simbolo del territorio e futuro dell'intero paese, senza dimenticare il paese vecchio, il museo Garibaldino. Ecco, a proposito di turismo, noi abbiamo vissuto un attimino, abbiamo letto sulla stampa delle lamentele dell'associazione dei balneari. È chiaro che l'idea di turismo che noi abbiamo di merito non si riduce ai lidi, ma non possiamo neanche, diciamo, sottacere il fatto che rappresentano pur sempre un'economia, una microeconomia e comunque dei servizi ai vacanzieri giornalieri. Per cui non so se siamo in ritardo, come stanno messe le cose, però è logico che noi abbiamo chiesto già un incontro con l'associazione dei balneari proprio perché riteniamo che la stagione estiva ormai sta iniziando e speriamo che per loro non vada persa. Una città pulita e rinnovata, archiviata definitivamente la pratica della centrale a carbone, lavoreremo per una città che diventi un posto in cui sia bello vivere, una città in corretto rapporto con l'ambiente, capace di offrire e garantire benessere attraverso politiche che adotteranno in tempi immediati la strategia rifiuti zero, con l'introduzione della raccolta differenziata per ridurre i costi e premiare il riciclo. Una città in cui la riqualificazione e il completamento del patrimonio edilizio saranno la base per lanciare una nuova idea di sviluppo. Ci impegniamo inoltre a ridiscutere con gli enti competenti la riperimetrazione del vincolo paesaggistico, individuando criteri più oggettivi ed a tutela della conservazione e del sostegno della cultura del Bergamotto e del Nero. Una città che si muove. La mobilità intra ed extraurbana deve essere necessariamente rivisitata. Merito è una città dipendente dall'auto e si deve intervenire per cambiare questa impostazione. Ridefinire il piano urbano della mobilità in senso sostenibile, percorsi ciclopedonali sicuri, aree di intercambio, bike sharing, tracciati preferenziali per trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso.
zone a traffico limitato e a traffico interdetto. Una città in cui si cammina è una città più sana, più snella, più bella da percorrere e da vivere. Imprescindibile, riteniamo, sia il sostegno a tutela della ferrovia ionica, ma anche dell'aeroporto dello Stretto, e la riesumazione del progetto del ricovero delle barche della Marineria di Melito. Altro tema centrale sarà la sicurezza della 106. Una città nuova, decimo e ultimo punto. Nella costruenda città metropolitana policentrica, Melito dovrà riacquistare il suo ruolo trainante nel contesto dell'area precarica, tornando ad essere centro erogatore di servizi. Parimenti, dovrà partecipare attivamente alla definizione del Polmetro, che prevede l'investimento di circa 100 milioni di euro per servizi ed innovazione. Melito come polarità urbana dell'area più meridionale della città metropolitana, centro nevralgico di un territorio che dovrà specializzare le funzioni sulla scorta delle naturali vocazioni territoriali. La realizzazione di tutto questo non può prescindere da una aggressione, e ripeto, aggressione, di tutte le opportunità previste dai fondi europei della programmazione 2014-2020, che sarà possibile solo se ci si presenterà come un'amministrazione politicamente affidabile ed istituzionalmente credibile. Naturalmente il programma più dettagliato ed elaborato in ciascun punto sarà fruibile, è disponibile qui per la consultazione, ma sarà fruibile anche, diciamo, online attraverso il nostro sito internet www.unacittadacambiare.it. Nello stesso sito ci sarà una sezione dedicata ai cittadini che volessero invece inviarci proposte per l'ampliamento, il miglioramento del nostro programma, con proposte, idee, critiche, quindi sarà aperta una sezione ad hoc anche sul sito internet. Per facilitare comunque chi non utilizza i mezzi di comunicazione moderni, confermo che anche nei prossimi giorni saremo a parlare con i cittadini in tutti i quartieri del nostro paese. Il vero nodo centrale che lega tutti questi aspetti è comunque abbastanza chiaro, ed è ciò che ci sentiamo di poter garantire ai nostri cittadini, e cioè che avranno nuovamente un'amministrazione che rispetterà sino in fondo tutti, ripeto, tutti i cittadini, ridando loro dignità e restituendo l'orgoglio di essere melitesi. Con chi ci proponiamo di realizzare tutto questo? Certamente non con chi riteniamo abbia la responsabilità politica del disastro che ha portato Melito al terzo scioglimento e dal quasi collasso economico, finanziario e sociale. Quindi la scelta dei candidati sostanzialmente si è focalizzata, e dei nostri sostenitori, si è focalizzata prioritariamente su persone dall'indiscusso rigore etico e morale, prevalentemente giovani, prevalentemente alla prima esperienza amministrativa. Ciò non significa essere sprovveduti, perché ciascuno dei candidati è dotato di competenze specifiche, di capacità oggettivamente riconosciute. Tutti siamo già impegnati nella realizzazione del nostro progetto di vita personale e professionale. Ed anche con una discreta dose di sacrificio abbiamo deciso di dedicare parte del nostro tempo, sottraendolo quindi alla disponibilità delle nostre famiglie e delle nostre attività, solo per senso civico, scevri da qualunque tipo di interesse particolare o personale, insomma, non politici di professione. Alla luce di questa ultima considerazione abbiamo infatti deciso che devolveremo parte dei compensi previsti, in caso di vittoria, per sostenere iniziative ed attività per il bene comune. Il tutto verrà fatto in maniera chiara e trasparente. Ogni candidato a sindaco è responsabile della scelta dei candidati. Noi abbiamo condiviso e vissuto quotidianamente le scelte fatte in modo collegiale e unanime. E, nonostante noi capiamo che sia difficile credere che a Melito un gruppo di giovani si carichino sulle spalle il peso e la responsabilità di cambiare lo status quo, possiamo rassicurare tutti che non abbiamo alcun ispiratore segreto, peggio ancora Carbonaro. L'assenza dei partiti nella competizione elettorale a Melito è un fatto offensivo per i cittadini, in quanto nelle altre competizioni elettorali, provinciali, regionali, nazionali, europee, sono tutti presenti e votati. Dopo il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, avrebbero dovuto contribuire con la loro presenza a superare le difficoltà del paese invece di lavarsene le mani e, almeno ufficialmente, starsene alla larga come se Melito fosse una città prestata. Sarebbe bene salutare per il paese che le segreterie provinciali dei vari partiti si schierassero con l'una o con l'altra lista, con dichiarazioni pubbliche, perché l'eventuale loro omertoso silenzio potrebbe essere considerato come condizionato, a meno che
non riescano a distinguere l'olio dal grano. Anche io devo confessarvi, diversi mesi fa sono stato avvicinato da alcuni esponenti locali del Partito Democratico che mi hanno proposto di essere il loro candidato a sindaco. E ciò che mi sono sentito di rispondere loro è che quando un palazzo presenta delle crepe che fanno presupporre dei cedimenti strutturali, non è sufficiente ritinteggiare la facciata per renderlo sicuro. Ed io mai sarei andato ad abitare in un edificio con simili caratteristiche. Mai avrei portato a viverci la mia famiglia o avrei potuto consigliarlo ad amici. Infine, vi informo che nel pieno rispetto delle istituzioni abbiamo chiesto ufficialmente un incontro con la terna commissariale per avere utili informazioni sullo stato delle finanze del Comune e su particolari pratiche istruite ed ancora non concluse. Nell'occasione esprimeremo loro il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi 2 anni difficili, coscienti del fatto che l'ammontare dei mutui di cui tanto si è parlato non sono addebitabili alla loro gestione, bensì a quelle precedenti. Io ho concluso. Prima di lasciare spazio alle vostre domande, mi pare che ci sia qualcuno che volesse intervenire e parlare di me qualcosa, se per voi è un problema. Sì, allora. Allora, io, buonasera a tutti, io sono Dalgisa Labbate, sono di merito e sono felicissima di essere parte di questo gruppo. Infatti, mentre tu leggevi e spiegavi, io mi sentivo parte al 100% di questo programma. Io sono felice perché mi avete dato questa opportunità di partecipare e sicuramente non avrei mai fatto politica, perché la politica fino ad ora è stata pensata, come ben sappiamo tutti, in maniera magari sporca, un po' occulta e lontana. Invece io ho deciso di partecipare e quindi di metterci la faccia, proprio perché mi sento che non è più il momento di poter delegare altri, perché noi abbiamo tutte le capacità, e lo dico con contezza, poiché io comunque mi occupo sia di orientamento al lavoro, quindi di impresa, ma anche di un settore molto importante per merito, che è il settore turistico e della promozione del territorio. E dunque io penso che ciascuno di noi può dare delle competenze, delle capacità, delle idee, e può sicuramente trovare gli strumenti e le risorse per poterle realizzare. Quindi io mi sento che non stiamo facendo filosofia, perché ciascuno di noi comunque ha realizzato nel proprio piccolo delle imprese, dei servizi che esistono a merito. Dunque mi premeva sottolineare questo fatto di far parte di questa squadra e non di qualsiasi altra, anche perché comunque conosco tanti di questi ragazzi da quando ero piccola, dall'infanzia, dall'adolescenza, quindi ne condivido idee, valori, senso civico e senso etico e morale. Io credo che per i miei concittadini, per i ragazzi della mia età, sia arrivato il momento non di voltare semplicemente pagina, ma di cambiare completamente libro, se si vuole andare avanti e se si vuole veramente vedere un merito che ha delle possibilità di cambiare. Secondo me comunque questa è l'unica strada. Grazie. Buonasera, io sono Mario Siviglia e anch'io ho deciso di mettere la mia faccia accanto a quella del nostro candidato a sindaco, l'ingegnere Carmelo Minniti, perché c'è una città da cambiare. È chiaro che con i miei compagni di viaggio ci siamo prefissati un obiettivo difficile. Potrebbe sembrare questo progetto un po' spericolato, addirittura una splendida follia. Ma quando c'è da cambiare le cose, lo stato delle cose, di fronte ad un'evidenza così lampante, io ritengo che ci debba essere, anzi quasi non ci fosse, un pizzico di sana follia. Il contributo che voglio dare nell'occasione di questo incontro, approfittando della presenza degli organi di stampa, dei mass media, è quello di esplicitare le ragioni che mi hanno convinto a sposare questo progetto, Una città da cambiare. Preliminarmente io, come il nostro candidato, ho ricevuto anche proposte di candidatura a consigliere comunale da parte di formazioni politiche che poi non hanno concretizzato alcuna lista o qualcuno degli altri candidati a sindaco. Io ho deciso di sposare questo progetto
perché veramente mi sono stancato di vivere in un paese lontano dalla realtà dei cittadini, lontano dai problemi. Non sono un politico di professione, non rinnego, anzi vado orgoglioso del mio percorso di militanza all'interno di un partito politico della Sinistra Ecologia e Libertà, ma non ho assolutamente ambizione di diventare un politico di professione. Anzi, io ritengo di far parte di quella maggioranza assoluta, ma silenziosa, dei cittadini che sono scontenti, anzi per non dire disgustati, da questo stato di cose. Il nostro cambiamento, il concetto che abbiamo noi di cambiamento, parte da lontano, parte dal metodo. È vero, come si può giudicare l'operato di un'amministrazione se non dal risultato? È chiaro che, però, prima del risultato ci vuole il metodo, ci vuole l'idea, ci vuole il contenuto che è alla base di un progetto che poi va a misurarsi in quella che è una competizione elettorale. Noi abbiamo avuto modo di constatare il malcontento lampante che c'è nella comunità melitese. Questo malcontento si traduce in una voglia assoluta di protestare, di urlare basta. Però riteniamo che il modo migliore di protestare è quello di partecipare in quella che al meccanismo del voto, che costituisce l'unico momento concreto dove i cittadini, ogni singolo cittadino, può partecipare direttamente alla formazione del processo democratico, che vedrà l'elezione, come in questo caso, del nuovo primo cittadino della comunità e del Consiglio Comunale. Il metodo nostro è un metodo assolutamente originale e innovativo. Noi non abbiamo cercato i cosiddetti pacchetti di voti, non abbiamo corteggiato i soliti potentati familistici dal punto di vista elettorale. Noi abbiamo sposato un'idea, noi abbiamo cercato le persone, abbiamo cercato i contenuti, abbiamo cercato la passione. Ogni singola parola che c'è nel nostro programma, così come nel nostro patto etico che tutti i candidati firmeranno, è stato scritto e approvato all'unanimità dei presenti. Insieme ai miei compagni di viaggio abbiamo deciso all'unanimità di approvare le candidature già pervenute e la candidabilità di un soggetto a fronte della presenza di determinati requisiti. Io voglio dire solamente una cosa, voglio lanciare una domanda. Chi prima d'oggi si può vantare di avere fatto altrettanto? A parte noi nessuno. A parte noi nessuno. Io voglio concludere, anche per non rubare spazio a chi parlerà dopo di me, però un paio di cose mi sento ancora di doverle dire. Il metodo che abbiamo scelto è un metodo anche di stile. Oltre all'approvazione dei punti del programma e dei candidati, noi abbiamo deciso di basare la nostra campagna elettorale sulla sobrietà. Lontano da noi l'idea di demonizzare il nostro avversario politico. Noi rispondiamo con contenuti, idee, programmi e un progetto concreto. Infine, bisogna distinguere, ritengo anche, perché bisogna essere seri quando si decide di scendere in pista, in una competizione elettorale, bisogna distinguere il coraggio un'idea affascinante da quella che è la presunzione e l'arroganza di dire noi siamo certamente la soluzione assoluta ai problemi del paese. Noi non abbiamo questa presunzione, però quantomeno mi assumo la responsabilità e ce ne dovete dare atto, noi ci porremo di fronte alla comunità dicendo che quantomeno non siamo gli autori, non siamo la causa del disastro assoluto che è evidente, tangibile ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Buonasera, io sono Letizia Orlando, voglio anch'io esplicitare le ragioni della mia candidatura e quindi anche della mia presenza in questo movimento. Io provengo da quel cantiere di idee che tante volte abbiamo citato e che oggi possiamo considerarlo il padre praticamente di questo movimento. Ed è grazie anche a quel movimento, quindi grazie a tutti i sostenitori di quel movimento, ma soprattutto anche al fondatore di questo movimento che è stato Federico Curatola, che oggi ci troviamo qui. Nessuno prima pensava di poter presentarsi alle elezioni amministrative. Oggi invece penso che quel cantiere di idee sia la concretizzazione, proprio la naturale concretizzazione del mio impegno. Noi tutti abbiamo sposato un progetto, come diceva prima Mario,
me compresa. Io credo nel progetto politico di Carmelo Minniti, credo ancora, e insieme a tutti gli altri, anzi, crediamo nella buona politica, quella fatta come una missione e non come un mestiere. Perché come sottolineava prima Carmelo, qui dentro le persone non sono state scelte perché hanno una potenza forse elettorale maggiore rispetto ad altri, sono state scelte per varie professionalità e sicuramente specializzati in determinati settori. Per cui qualora dovessimo vincere, entriamo praticamente già preparati in determinati settori e già preparati insomma, a quello che sarà l'avvenire. Quindi tutti noi diciamo crediamo in questo progetto. Poi mi sento anche di dire che il gruppo diciamo porta avanti questo progetto perché vuole bene anche a questo paese e vuole bene come si vuole bene praticamente un figlio vuole bene a una madre o vuole bene a un padre. Nella stessa condizione noi ci sentiamo figli di questo paese e quindi siamo orgogliosi di questo e soprattutto mostriamo il rispetto che tutti dovrebbero avere. Io concludo qui il mio discorso dicendo comunque che ascoltateci in questo periodo, ascoltateci non solo adesso, ascoltate le nostre idee attraverso anche vari strumenti di comunicazione che noi comunque stiamo mettendo in atto, ascoltateci durante i comizi che comunque, come diceva appunto prima Carmelo, noi punteremo a farli in varie zone di merito, ma soprattutto arrivati alla cabina elettorale usate la matita e quindi in quel caso fate la scelta giusta. Mi sposto qua, io sono Mario Alberti, un saluto particolare anche agli amici della stampa perché insomma e tanto abbiamo interloquito per tanti anni, ci vediamo sotto un'altra veste, mi vedete sotto un'altra veste, oggi vi spiegherò le ragioni. Però prima di entrare proprio nel cuore della scelta, io desidero ringraziare Carmelo. E desidero ringraziare Carmelo per due motivi fondamentali. Uno, perché ha usato un avverbio prevalentemente che mi tira in gioco, prevalentemente i giovani mi permette di stare qui, perché sennò altrimenti i giovani, lista di giovani, io sarei un fuori quota, io ti ringrazio per l'avverbio che bonifica la mia presenza. La seconda cosa, e forse diciamo più importante, meno ironica, è che Carmelo con il suo campo, la sua autorevolezza, ha trovato le condizioni per poter arrivare a oggi qui. Queste condizioni, queste famose Atlantide che non si trovavano, a un certo punto città sommersa che la perdevano un po' tutti, è stata in qualche modo recuperata da Carmelo. Io per questo lo ringrazio e partecipo a questo progetto veramente con umiltà e spirito di sacrificio. Entrando nel cuore delle scelte, mi viene un attimino una frase di Calvino che dice che la città non si gode per le 7 o le 77 meraviglie, ma si gode per la risposta che dà alle domande, in questo caso ai bisogni. Tutti voi, per tanti motivi, sapete un pochettino la mia storia, che insomma è una storia anche trentennale di impegno in un determinato settore. Non è cambiato nulla, perché in fondo la politica non è quella alla quale siamo abituati, perché essere politicante è una cosa, essere, fare politica è un'altra. La politica è proprio quella di risolvere e affrontare i problemi dei cittadini. Noi dobbiamo far sì che Merito diventi una città che dia risposte ai bisogni, partendo in particolare proprio dalle fragilità esistenti, dai figli fragili, intervenire direttamente nelle sperequazioni sociali che ci sono e che ce ne sono tante. Bisogna tornare a parlare il linguaggio del welfare, bisogna tornare a far parlare di questo linguaggio tutto il distretto, non entro nella metodologia e negli strumenti che sono stati ampiamente diciamo affrontati dal candidato a sindaco. Dico soltanto che se Merito deve tornare, come noi ci auspichiamo, essere una comunità, non può farlo prescindendo dai diritti della gente. Io sono qui esclusivamente per questo motivo e poi anche perché questi giovani mi fanno ringiovanire. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Nina Iaria e con questo mio intervento vorrei un attimino spiegare i motivi che stanno alla base della mia scelta, sia per quanto riguarda la mia candidatura, sia per quanto riguarda la scelta di candidarmi all'interno di questo movimento. Io sono una mamma, quindi il motivo principale per cui io mi candido è proprio per assolvere appieno questo ruolo. Quando io ho comunicato la scelta di candidarmi a parenti ed amici, la prima domanda che mi è stata rivolta è stata: ma chi te la fa fare?
E io a questa domanda ho trovato subito la risposta, che ce l'ho giornalmente davanti agli occhi, sono proprio i miei figli. E credo che sia arrivato il momento di dire basta, di non subire più le decisioni prese da altri in precedenza, che spesso hanno seguito degli interessi particolari, personali. È necessario invece agire perseguendo un interesse collettivo, un interesse generale. Credo che le persone a merito devono iniziare a rimboccarsi le maniche, e lo devono fare le persone comuni, non i politici, non chi aspira ad avere una carriera politica. Ritengo che sia necessario quindi per tutte le persone comuni, per tutte le mamme e papà, mettersi in gioco in questa avventura. Io la definisco un'avventura. Sono una mamma e quindi so, purtroppo adesso mi soffermo anche su questo, a pensare che purtroppo se le cose continuano così i miei figli saranno destinati ad allontanarsi da merito per realizzarsi professionalmente, personalmente, occupazionalmente. Io questo non posso accettarlo, perlomeno io voglio dare ai miei figli, ai nostri figli, siamo tutti genitori in questo gruppo, chi non lo è perché è troppo giovane per esserlo, io voglio dare ai miei figli la possibilità di scegliere. Voglio che vengano predisposti tutti gli strumenti affinché i ragazzi un domani possano essere liberi di scegliere se spostarsi, andare fuori merito o se realizzarsi all'interno del nostro paese. Ci sono in realtà tutte le potenzialità, l'importante è saperle sviluppare. Il secondo motivo che mi ha portato a questa scelta è derivata direttamente dalla mia attività di volontariato. Io faccio parte di alcune associazioni e questo mi offre la possibilità di operare in un mondo che certe volte sembra così, ai miei occhi, prima di entrare in queste associazioni, mi sembrava quasi sotterraneo. E grazie a questa attività mi sono accorta che a merito ci sono tantissime persone che fanno tanto, spesso in silenzio. Questo silenzio però fa tanto rumore, perché hanno rappresentato in realtà quello spiraglio di luce nel buio che in realtà ci ha circondato in questi anni. E io vorrei, attraverso la mia candidatura, essere uno stimolo per queste persone, in modo che si mettano in gioco anche loro, magari essere portavoce delle loro esigenze, delle loro idee. Ed è questo, e questi sono quindi i due motivi fondamentali che mi hanno portato a scegliere di candidarmi: il mio ruolo di mamma e il mio ruolo di volontaria, che sono anche i motivi che stanno alla base della mia scelta di candidarmi in questo movimento. Io avevo intenzione di partecipare ad una serie di riunioni quando ho saputo che c'era questo gruppo, per poi prendere una decisione. In realtà dopo i 15 minuti della prima riunione io già avevo deciso che sarei stata una loro candidata, perché hanno realizzato appieno i miei due obiettivi. Si è parlato subito di una città a misura di bambino. Quando io parlo di bambino non intendo i bambini, ovviamente sì, anche i bambini, però faccio riferimento anche a tutti i soggetti deboli che operano, che vivono nel nostro territorio, e a tutti i cittadini comuni che comunque affrontano delle difficoltà che secondo me potrebbero essere risolti soltanto attraverso una maggiore attenzione da parte degli amministratori locali. Dall'altra parte l'obiettivo perseguito è quello di una partecipazione attiva, e si realizza, questo si è realizzato nell'elaborazione già del programma, e io spero che si possa realizzare anche a più ampio raggio attraverso visite da parte dei cittadini presso la nostra segreteria qui sul corso, che ricordo è una segreteria un po' sui generis, perché essendo tutti genitori abbiamo predisposto anche un'area attrezzata per i nostri piccoletti, quindi chi vuole venire con i bambini che ci raggiunga tranquillamente, perché c'è spazio anche per loro, e anche attraverso i social. Noi siamo in realtà attivi su più campi, quindi invito chiunque avesse delle curiosità, avesse delle proposte, di farcele pervenire in qualsiasi modo. Grazie. Buonasera a tutti, io ho scritto, preferisco, insomma sono più brava con la penna e voglio leggerlo così come mi è uscito dal cuore. Alla soglia di una nuova campagna elettorale che vede schierato il sostenitore Antonella Mafrici, avversari, allora, alla soglia di una nuova campagna elettorale che vede schierati sostenitori e avversari politici, la cui posta in palio è la possibilità di amministrare la città da cambiare, e cioè la nostra ridente cittadina abbracciata da due lembi di mare nel cuore del Mediterraneo e alle pendici dell'Aspromonte, ho deciso con convinzione e determinazione a intraprendere un arduo cammino insieme ai compagni scelti per questa avventura.
16 anni fa decisi di rimboccarmi le maniche e di istituire una scuola dell'infanzia nella mia città natale. Una scelta difficile e travagliata, ma che con tenacia e sacrificio realizza un sogno, quello di poter lavorare in un'area depressa economicamente e con un elevato tasso di disoccupazione. Non avrei potuto immaginare che il sogno sarebbe durato così a lungo, che sarebbe divenuto il mio pane quotidiano. Gli ingredienti sono stati voglia di riscatto, coraggio per le scelte compiute. Oggi voglio ringraziare i giovani, le menti che hanno concepito un programma di idee e azioni coraggiose, il frutto della sinergia di un gruppo di uomini e donne che hanno amato la loro terra, non abbandonandola. Il mio augurio è che dalle mentite spoglie di un paese senza futuro possa rinascere e rifiorire all'ombra della democrazia, della legalità e della prosperità economica e dello sviluppo ecosostenibile. Un luogo, appunto, in cui sia bello vivere con e per i nostri figli, cittadini di oggi e di domani. Grazie. Io voglio dire una cosa. Buonasera, sono Francesco Paccellieri. Va bene, è difficile trovare altre motivazioni dopo tutto quello che hanno detto gli altri ragazzi che sono qui. Una cosa che invece mi sento di aggiungere è che anch'io sono un papà di due bimbi piccoli, ai quali vogliamo tutti insieme dare un futuro radioso. Sarà difficile, noi chiediamo la fiducia di tutti i cittadini melitesi, non perché io sono il figlio Dio, Carmelo è il figlio Dio, o siamo figli di qualcuno, noi siamo persone che si vogliono impegnare in prima persona, che ci vogliono mettere la faccia, perché è inutile dire nel mio piccolo, se no il piccolo non basta più adesso. Adesso dobbiamo tirare fuori veramente tutte le nostre risorse e veramente dare veramente tutto quello che abbiamo dentro per cercare di cambiare le cose nel vero senso della parola. Un'altra cosa che mi sento di dirvi, scusate, sono un po' emozionato, ma non perché non sia abituato dai giornalisti, ma perché sono emozionato da questa avventura meravigliosa che ci si prospetta. Voglio dirvi che comunque vada a finire, dovessimo anche perdere le elezioni, questo progetto continua, perché siamo un gruppo affiatato, siamo un gruppo di amici, siamo un gruppo di persone che ci mettono la faccia, che non subisce condizionamenti da nessuno e che andrà avanti per la propria strada. Grazie di tutto. Posso? Potrei spendere una battuta rapidissima, se mi permette. Grazie a Pento il nuovo arrivare. E allora io, dopo aver sentito tutti gli interventi, facciamo gli auguri vivissimi al nostro capolista, però partiamo da un semplice battuta che potrebbe essere un teorema per Mento. Io più volte uscendo sento sempre dire a Mento, in dialetto permettetemi, non c'è niente. E allora direi una semplice battuta che forse avete trovato a Mento le candidature esatte per ribaltare questo teorema. Ringraziamo la stampa, è una semplice battuta, ma che ai cittadini melitesi dovrebbe dare la possibilità di riflettere per sostenere la migliore scelta che probabilmente Melito negli ultimi 20 anni non ha mai avuto. Grazie. Una domanda da fare, solo prima di chiudere volevo ricordare alcuni degli indirizzi a cui potete raggiungerci. Vabbè, la segreteria qui sarà sempre aperta nei prossimi giorni, come dicevano anche gli altri membri del movimento, sarà aperta anche dopo, quindi sappiatelo, ci troverete sempre qui, prima, durante e dopo le elezioni. Abbiamo già aperto un sito internet che è www.unacittadacambiare.it è in fase di allestimento, lì troverete nei prossimi giorni a tempo debito, perché non possiamo svelare tutto oggi, altrimenti poi non abbiamo motivo di rivederci, quindi troverete anche le biografie e le foto di tutti i candidati della lista attraverso appunto l'indirizzo email info@unacittadacambiare.it potete mettervi in comunicazione con noi, e poi ci sono i vari indirizzi dei gruppi Facebook, Twitter e quant'altro, sono tutti naturalmente riportati nel nostro materiale, quindi non deve elencarli uno per uno. Prego. Intanto complimenti, perché è la prima conferenza stampa dove
si comincia a parlare finalmente di programmi, di progetti e comunque di candidati. Io voglio portare in questa conferenza stampa una domanda, una riflessione che era comunque una domanda, un allarme lanciato dall'Associazione Libera contro le mafie, la quale dice va per il cambiamento, basta, nessuno parla di liste di programmi, sarebbe anche il caso di dire sulla legalità e sulla trasparenza e le idee chiare su come combattere la criminalità organizzata, anche perché nei giorni scorsi, e questo invece mi offende come cittadino, la commissione prefettizia ha adottato un atto deliberativo attraverso il quale invita i cittadini a denunciare eventualmente il pizzo e poi hanno delle agevolazioni fiscali. Questo vorrebbe dire che il merito è sotto pressione, quindi le due cose io le metto assieme per dire come volete voi affrontare. Abbiamo sentito che voi avete comunque sempre scelto i candidati attraverso anche una riunione collegiale dei presenti, eccetera. Non vi chiediamo i nomi di tutti i candidati, perché già quando si parte c'è una legge delle persone che hanno avuto il coraggio e ci hanno messo la faccia, però vi chiediamo invece, proprio perché avete parlato del futuro dei giovani, siete una lista giovane, dice giustamente Libera che il futuro del giovane non si può costruire se le mafie continueranno a fare quello che hanno fatto fino ad oggi, perché quello che è successo fino ad oggi non può essere soltanto attribuita alla stupidità umana, ma probabilmente a mente distorta. E allora voi come vi ponete rispetto alla domanda che Libera ha fatto, che ha passato alla stampa e che noi tutti abbiamo pubblicato stamattina? Legalità, trasparenza, lotta alla mafia. Quali sono? Sì, sono temi tra l'altro molto legati tra di loro. Beh, noi sostanzialmente rappresentano il nostro percorso. Lei prima parlava di futuro dei giovani, io l'ho detto più volte, in più occasioni, forse qualcuno pubblico dove lei era presente, e non è corretto parlare di futuro dei giovani, e dei giovani è già il presente, quindi cominciamo anche a cambiare, diciamo, lessico in questo senso, è il presente essere dei giovani, non il futuro. Ciò non toglie che le esperienze che, voglio dire, devono essere acquisite, rappresentano comunque un bagaglio imprescindibile. Noi come combattere la criminalità, come combattere la cosa? Con l'esempio, cioè, gli amministratori devono dare l'esempio. Noi riteniamo, nella scelta, no, ci siamo trovati quasi naturalmente a far parte dello stesso gruppo, perché condividiamo le stesse idee, gli stessi valori, probabilmente abbiamo ricevuto un'educazione che è molto similare. Beh, noi riteniamo che semplicemente attraverso questa educazione, rappresentare, mettere in atto i valori che sono stati impartiti, sia sufficiente, semplicemente quello. Tra l'altro lo abbiamo fatto tutti da cittadini, non vedo perché non dovremmo farlo da amministratori. Bravo. Abbiamo detto tutto noi, l'abbiamo messo in difficoltà. Questa mattina sempre sulla stampa c'è un'altra notizia sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Merito di Porto Salvo. Fino ad oggi ancora non è chiara la situazione debitoria del Comune. Intanto voi avete già affrontato, lei ha detto che incontrerà la Commissione prefettizia nei prossimi giorni. Abbiamo protocollato la domanda per un incontro. Cioè, avete già avuto qualche incontro informale e sapete già come stanno le cose, anche se la delibera dovrebbe essere pubblicata entro la giornata di oggi al massimo domani, quindi sapremo il bilancio consuntivo del 2014, quindi da quello abbiamo il saldo da avere saldo. Ma è chiaro che le casse del comune non è che stiano ridendo, insomma, ballando, ma forse ballano, ma ballano perché sono in crisi. Come pensate voi di superare gli ostacoli che in questo paese ci sono? Anche per la cattiva, io ringrazio con lei, commissario Prefettizi, ma non sono d'accordo per come hanno trattato i beni pubblici, della collettività. Mi riferisco a Lungomare, Corso Garibaldi, insomma tutte quelle cose che abbiamo visto che sono scempio in giro. Quindi il sindaco che si insedia parte con gli operatori che lavorano d'estate,
degli stabilimenti balneari turistici che già che sono in difficoltà perché non riescono a produrre la documentazione, e poi devono fare i conti, il sindaco fa i conti alla squadra con una serie di problemi urgenti ed emergenti, anche perché arriva l'estate, no? Quindi non è solo l'acqua che andrà a mancare, ma qui manca quasi tutto dal verde pubblico. Come pensate voi, con le casse al minimo del comune, poi di affrontare queste emergenze urgenze? In effetti la situazione debitoria del comune più volte è stata riproposta. È notorio comunque che non siano fioretti, che non abbiano grandi disponibilità. Aspettiamo il bilancio e speriamo magari di avere l'incontro anche subito dopo la pubblicazione del bilancio, in modo da discutere compiutamente con i commissari. Ciascuno di noi ha già delle domande da porre ai commissari, speriamo di essere ricevuti comunque come movimento, quindi di poterci presentare in gruppo. Io ho detto durante la delineazione delle 10 macro aree di intervento del nostro programma. Sicuramente uno dei motivi che ci pare sarà la capacità di aggressione, e ho utilizzato questo termine, di tutte le possibilità di finanziamento che derivano da comunità europea, Stato, Regione, eccetera. Quindi è logico che la nostra capacità si misurerà. Io parlavo delle urgenze, le urgenze. Anche sulle urgenze, le posso dire che ci sono elementi che ci fanno pensare, ma ne avremo conferma nel momento in cui saremo ricevuti dai commissari, che ci sono delle disponibilità anche forse non aspettate o non calcolate, ma ci sono delle disponibilità, per cui come è stato detto anche in un'altra occasione pubblica, in effetti è vero che il Comune di Merito non gode, le casse del Comune di Merito non godono di grande salute, ma la considerazione nata dal fatto che comunque il reddito imponibile IRPEF totale della popolazione melitese supera i 90 milioni di euro ci fa pensare che il Comune di Merito sia capace di sostenersi. L'importante è non sbagliare le scelte. Qualcuno disse in quell'occasione che per mandare in dissesto il Comune bisognerebbe sbagliarle tutte. Io non so se c'è questa possibilità. Con noi certamente no. L'ultima domanda, ho finito. Fondi comunitari, perché mi sa che le casse sono quelle che i finanziamenti statali arrivano sempre bene ai comuni, come riversamento. Attraverso, cioè, come pensate di entrare in Europa? Chiaramente che merito non c'è, no? È un problema che ci siamo posti, abbiamo discusso. Noi abbiamo già all'interno delle competenze che hanno già affrontato la predisposizione di progetti da presentare alla comunità europea, comunque sono a conoscenza. È chiaro che poi bisognerà chiarare una task force che lavori esattamente su questo. Probabilmente ci saranno le persone dedicate esclusivamente a questo, perché è chiaro che le emergenze e le urgenze affrontate sul territorio debbano essere, saranno purtroppo quotidiane, ma una task force dovrà essere dedicata probabilmente solo a questo. Io non ho altro. Dopo queste risposte mi andrà a parlare sulla mano. Professore, fa piacere vederla intanto e auguri per me. Buonasera, Domenico Salvatore di Merito Online. Premesso che a Merito Porto Salvo ci siano due squadre, una di Serie A e una di Serie B del calcetto, volevo sapere quale risposta intendete dare a questa grave carenza, e anche la seconda domanda all'edilizia scolastica. Grazie. Le realtà sportive di Merito hanno sempre rappresentato un fiore all'occhiello, e lo sono state ancora di più vista la difficoltà di strutture a cui hanno dovuto far fronte. Quindi con maggiori sacrifici sono riuscite ad ottenere risultati importanti, e rappresentano tra l'altro una possibilità associativa, comunque una possibilità di stare insieme tra ragazzi, togliendo magari persone dal non far nulla, che è una delle cose più pericolose dei nostri luoghi. E quindi chiaramente ci sentiamo anche vicini dal punto di vista generazionale a queste realtà. Faremo di tutto, cercheremo di parlare con loro, faremo di tutto per venire incontro alle loro esigenze. Ripeto, meritano questa attenzione, appunto alla luce del fatto che sono riusciti a ottenere grandi risultati con scarsezza di posti, luoghi e risorse da utilizzare. E l'altra domanda è l'edilizia scolastica. Noi tempo fa, proprio attraverso il nostro cantiere, avevamo sollecitato l'amministrazione comunale, insomma i funzionari,
a partecipare a un bando che era stato pubblicato dalla regione per l'adeguamento antisismico delle scuole comunali. E devo dire, fortunatamente in quel caso, diciamo, l'amministrazione ha risposto tempestivamente, sono stati presentati dei progetti per un importo tra l'altro abbastanza rilevante, mi pare sia intorno a 1.800.000 euro il totale degli interventi su quattro scuole, su quattro plessi scolastici. Tanto da lì bisogna partire. Quegli interventi, parliamo di interventi di tipo, diciamo, antisismico, quindi vanno realizzati. Dovremmo preoccuparci invece il giorno dopo dell'insediamento di trovare il 40%, perché quello era un finanziamento regionale che prevedeva il 60% di contributo regionale e il 40% interno comunale. Dovremmo preoccuparci immediatamente, immagino l'abbiamo già fatto, però di garantire che ci sia la copertura, laddove il finanziamento venisse erogato, la copertura del 40% restante. Connesso con questo discorso c'è il palazzetto dello sport, questa patata bollente. Io dovremmo guardare sicuramente gli atti, è un sogno che cullo da quando ero un bambino, sentivo parlare del palazzetto dello sport già da quando ero un bambino, era nato, sembrava che volessi realizzare, poi invece è incluso tutto. Noi speriamo che ci sia la possibilità di realizzarlo, di concluderlo. È chiaro che dobbiamo capire come, allora penso ci fosse un finanziamento del CONI se non ricordo male. Oggi non so quali sono le possibilità di finanziamento, ma come ho detto prima, ci troviamo naturalmente predisposti a stare vicino a questi ragazzi, insomma, chi fa sport, chi fa associazionismo al merito, e quindi sicuramente sarà una delle cose che affronteremo. Posso aggiungere? Per il palazzetto dello sport, posso spendere una parola? Come? È una realtà che abbiamo vissuto insieme a Peppe Rodà. Avevamo avuto la possibilità di ottenere il finanziamento dal CONI, però poi l'allenatore della squadra di pallacanestro, dove facevano anche i miei figli, che lavora alla provincia, che aveva avuto la possibilità di ottenere il finanziamento, e ci ha detto: ma che cosa avete fatto? Perché? Perché il CONI avrebbe fatto il palazzetto, solo che al CONI gli risulta già un palazzetto a merito. Cioè il danno è la beffa, questo è il risultato. Un'altra domanda posso fare? Sì. Non mi ricordo la sua candidata, come si chiama? Io? Nina Iaria. Parlava di che anche dei bambini, anche noi abbiamo dei figli, di cui purtroppo sono buoni. Quello che chiedo è di investire molto sullo sport, sulla cultura e sul tempo libero e anche sulla disoccupazione giovanile. Per il tempo libero ci siamo tanti pensionati, voglio dire, insomma, che non sappiamo dove passare il tempo. Non lo so, Mario Alberti, quale categoria si vuole inserire? A metà, sono a metà, nel mezzo del cammino di nostro. Però ecco, anche io devo dire che tante volte sono andato e faccio parte, sono uomo del teatro, faccio regista, direttore, sono andato tante volte quando c'era il sindaco a chiedere un paese come Merito che non ha un teatro, un cinema, quando me, bomba, e beh, mi sentivo rispondere con un sorriso ironico. Ma Ciglieri diceva, chiedo scusa, dice, perché sono emozionato. Io essendo del teatro, l'emozione è bella, è il colore della vita. È bene che si emozioni gente, perché l'emozione è il colore della vita. Grazie. Sul palazzetto volevo dire qualcosa? Sì, visto che ci sono state domande sul palazzetto, non l'abbiamo trascurato. Nel programma esteso che in questi giorni verrà divulgato c'è uno specifico capitolo riguardo al palazzetto. Non vi nego che c'è anche un progetto preliminare fatto dall'ufficio tecnico che richiede la disponibilità di circa 1,5 milioni di euro, che nello stato attuale delle casse non c'è. Noi abbiamo predisposto un progetto di finanziamento ad hoc sul palazzetto che, qualora fossimo eletti, ci impegneremo dal primo giorno a perseguire, ed è un progetto di reperimento di fondi innovativo che non è mai stato perseguito nella nostra regione,
e quindi vi chiediamo la fiducia di amministrare e di poter anche attuare questo specifico progetto. Parlate con uno sportivo, quindi sicuramente sarà anche una mia priorità oltre a quella dei miei compagni di viaggio. Grazie. Posso aggiungere una sola cosa a conclusione di tutta questa conferenza stampa? Io credevo di essere lontana anni luce dalla politica, poi abbiamo costruito insieme questo progetto e come me lo credevano anche altre persone di essere lontani anni luce dalla politica. Insieme abbiamo costruito questo concetto e vorrei che passasse il messaggio che in questo progetto c'è la vera politica. La politica non fatta di favoritismi o la politica, diciamo, vedendo sempre le stesse persone o fatta, come dicevo prima, per mestiere. Qui dentro c'è la vera politica, quella proprio fatta per passione e soprattutto quella che ha uno spazio da condividere con tutti i cittadini e che all'interno di questo spazio tutti i cittadini si prendano proprio cura del bene comune.